I lost my mind, I feel 6 feet tall. They say I look small, my head does ache and I feel weak. Maybe it's a virus. How much I shake, I'm a little earthquake. I'm bending at the knees, sir, catch me please. Don't wanna sleep, my heart's still beating. And maybe it's a virus. And it started when I first saw you. Your glassy eyes of chartreuse blue. You torn my heart, now it don't thump right. Hopeless, whoa. A Leonforte si gioca un match di fondamentale importanza in ottica salvezza. Al nuovo stadio comunale si affrontano Leonfortese e Noto. E l'esordio casalingo per mister Infantino, che recupera in extremis Bonaventura, lasciando però in panchina Floridia non in perfette condizioni. Dal primo minuto in campo il giovane di casa Maria. Al dodicesimo la prima occasione per il Noto, tutta un'altra squadra rispetto all'andata. La punizione di Cocuzza viene deviata in corner da Pentimone, che si esalta pochi minuti dopo sul colpo di testa di Cucinotta. Per la Leonfortese ci prova Bonaventura dal limite, facendo la barba al palo. Al 39esimo il calcio piazzato di Ficarrotta dà l'effetto ottico del gol, ma è solo l'esterno della rete. Sul finire di tempo il Noto sfiora il vantaggio con Butera, che parte in posizione sospetta di fuorigioco. Prova a saltare Pentimone, ma il portierone bianco-verde tocca il pallone quanto basta per farlo finire sul palo. Nella ripresa decisamente meglio la Leonfortese, che prende in mano le redini del gioco. Al 57esimo è Guerreri a provarci, ma Ferla gli nega la gioia del gol. Infantino si gioca le carte, Montalbano e Floridia per Di Peri e Maria, ed è proprio Floridia ad andare vicino al vantaggio dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. L'estremo difensore ospite è però ancora bravo a respingere. Il Noto è calato, forse anche fisicamente, e la Leonfortese ci crede. Franzese prova l'Eurogol con una girata al volo che finisce di poco al lato, prima di lasciare il campo al giovanissimo Ilardo, il cui movimento sarà decisivo nell'azione che pochi istanti dopo deciderà il match. Siamo al 90esimo, lo 0-0 sembra ormai il risultato conclusivo, ma ecco Fecarotta involarsi sulla sinistra e servire Candiano, che scarica per Guerreri. Dalla destra ecco arrivare il pendolino Castro, Guerreri lo vede e lo serve, Castro controlla e non lascia scampo a Ferla, regalando 3 punti preziosi alla Leonfortese e facendo impazzire il numeroso pubblico di casa. Finisce 1-0, Infantino ringrazia i ragazzi e dedica la vittoria al padre nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. Thank you.